sono scordata il bambino. Non veniva nessuno a casa mia. Ora vengono. Ora sì, mi salutano, si fermano. Adesso, soprattutto dopo il film, vengono da tutta Italia, dall'estero. Con la morte è diventato un eroe, Peppino. Prima no. Bisogna morire. Ora è un eroe. Io ero nata nel 1915, in una data diventata storica proprio grazie alla guerra, il 24 maggio. Ero nata a Cinisi, per i giovani di Cinisi, ma sarebbe più giusto dire per i giovani contadini di tutto il sud. Partire per la guerra significava spesso andare a morire gratis, per un re di cui non si sapeva nemmeno il nome, semplicemente il re, ovvero l'autorità, il potere, che sul posto aveva la divisa dei carabinieri. La Sicilia però conosceva anche un altro tipo di autorità più presente, anzi onnipresente, ma io proprio non ero cresciuta a contatto con gli ambienti mafiosi. La mia era una famiglia eccentrica che semmai subiva come un castigo immeritato il fatto di vivere in un ambiente intriso di paura e di violenza. A portarmi verso la mafia e verso una vita d'amore e d'inferno fu proprio la cultura della Sicilia antica. Così mi fidanzai con un giovane che veniva da gente onesta e lavoratrice del posto. Dovetti fidanzarmi, avevo già dovuto rinunciare a un giovane di Castelvetrano che per mio padre era troppo fuori paese. Ma rifiutai poi quel giovane così per bene, con un atto di libertà ribelle all'ultimo momento, a Corredo già esposto, uno scandalo, un affronto. Alla fine mi sposai con Luigi Impastato. Era il 1947 e la mia vita vera iniziò con quel matrimonio. Io non lo sapevo, ma Luigi era un mafioso vero, non di grosso calibro, però era totalmente interno a quel potere parallelo che aveva dimostrato di sapere resistere a ogni vento avverso. A Cinisi venivano a rifugiarsi i maggiori latitanti, dal bandito Giuliano a Luciano Liggio, l'astro nascente della mafia. Cercai a lungo di sottrarmi ai condizionamenti dell'ambiente, mettendo in chiaro le cose con mio marito. In casa io quei tipi non li volevo. Guai a vedermeli girare nelle stesse stanze dove crescevano i figli. Giuseppe, nato nel 48, e Giovanni, nato nel 53. Loro dovevano restare al riparo mentre io seguivo mio marito nelle sue visite a parenti e amici. Capitavo nelle case e nelle ville dei mafiosi elaborando un ferreo disprezzo per Tano Badalamenti, uomo dai modi villici, soprannominato Battaglia. Tanto più che da subito Don Tano si era mostrato incline a fare affari trafficando in droga. Il mio compromesso sembrò tenere, almeno per qualche anno. Difficile, costoso sul piano psicologico, ma tutto sommato efficace. Fu grazie a questo alone protettivo, oltre che alla vicinanza dei miei genitori, che Giuseppe, diventato subito e per sempre Peppino, poté crescere diverso.